Buonasera, benvenuti a questo 75esimo talk resiliente, di resistenza e resilienza. Il titolo di oggi è un titolo particolarmente significativo: Brasile, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione, quali opportunità per gli investitori italiani all'indomani della pandemia. È un talk coprodotto con Guarnera Advocatos e il titolare Giacomo Guarnera, che è fra noi e che ci ha aiutato a comporre questa platea di cessione. Io sapete che non saluto tutti i presenti che ci sono, siamo già a quota 60, ma mi permetto di rompere questa usanza salutando Alan Rizzi, sottosegretario della Regione Lombardia, e salutando il presidente Piero Bassetti, che è grande conoscitore anche egli del Brasile. Tutti gli altri, diciamo, va un saluto collettivo e ben benvenuti. Eravamo in colpevole ritardo perché abbiamo fatto diversi talk sull'Asia e sulla reazione di paesi asiatici al Covid. Sull'Africa ne abbiamo fatti ben tre ed eravamo in colpevole ritardo perché l'ATAM come regione non avevamo dedicato alcun talk. Ecco che recuperiamo partendo ovviamente dal Brasile e siamo qui con degli ospiti d'eccezione che poi verranno appropriatamente presentati con le note biografiche, ad iniziare comunque dall'ambasciatore Francesco Azzarello, Giacomo Guarnera che ho già citato, il presidente di Enel LATAM Maurizio Bezzeccheri, la presidente della fondazione Ernesto Illy, Anna Illy e Valentino Rizzioli, presidente JAI Brasile. Quindi credo che avremo una panoramica di tutto rispetto. Io non rubo altro tempo perché siamo già alle 18:35, lascerò condurre questa serata al partner, collega Francesco Fadda, che è CEO della Vento Associati USA da New York, io lascio la parola quindi a questo punto a Margherita Fedocci, che vi ricorderà le cosiddette regole d'ingaggio e le brevi note biografiche dei nostri cinque ospiti. Buonasera a tutti e bentrovati. Riepilogherò qualche breve regola di ingaggio per mantenere l'ordine durante il talk di questa sera. La prima regola è di tenere il microfono spento quando non si parla per evitare rumori di fondo. La seconda regola è che per richiedere la parola è sufficiente utilizzare la chat di Zoom. Troverete infatti un'icona a forma di fumetto nella barra inferiore del programma in cui potrete manifestare la vostra volontà di intervenire. La terza e ultima regola è che purtroppo abbiamo dovuto contingentare la durata degli interventi. Vi chiediamo quindi di stare nei 3 minuti per poter concedere la parola a tutti. Ovviamente questa regola non vale per i keynote speaker. Procedo quindi con la lettura delle note biografiche dei nostri keynote. Francesco Azzarello è ambasciatore d'Italia in Brasile dal 7 gennaio 2020. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università LUIS di Roma, è stato ambasciatore d'Italia nel Regno dei Paesi Bassi, direttore e direttore dell'Autorità Nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento. Inoltre, è stato capo della delegazione italiana al Club di Parigi. Maurizio Bezzeccheri è laureato con lode in ingegneria chimica. Ha occupato posizioni dirigenziali in società multinazionali operanti in Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia. Alla fine del 1999 è entrato a far parte del gruppo Enel, ricoprendo svariati incarichi. Da luglio del 2019 ricopre la carica di Head of Latin America in Enel. Guarnera, avvocato in Italia dal 1989 e in Brasile dal 1995. È il socio fondatore di Guarnera Advocados. È vicepresidente di JAI, gruppo esponenti italiani da São Paulo dal 2017 e della Camera Italo-Brasileira de Commercio e Industria. È inoltre cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Anna Illy, attualmente presidente della Fondazione Ernesto Illy, presidente experimentale agricola do Brasil LTDA e presidente Illy Caffè Sud America. Opera da oltre 30 anni in Brasile, dove si è distinta per l'impegno accanto al padre, Ernesto, pioniere del business model sustainable della Illy Caffè, grazie ad approvvigionamento diretto. Ha inoltre creato il premio Ernesto Illy de Qualidade Sustainable do Café Para Expresso, nato per premiare la qualità sostenibile dei produttori. Ha
Valentino Rizzioli, oltre 50 anni di esperienza nel gruppo Fiat in Brasile e in Latino America. Attualmente Valentino Rizzioli è vicepresidente della Federazione delle Industrie del Minas Gerais, FIEMG, e presidente del gruppo Esponenti Italiani, GEI. Tra i numerosi premi, nel 1998 Rizzioli ha ricevuto il titolo di ufficiale della Repubblica Italiana e nel 2012 la medaglia dell'Ordine al Merito Industriale. Lascio la parola a Francesco Fadda che condurrà il talk di questa sera. Grazie Margherita, buonasera a tutti, benvenuti a questo 75esimo talk Resistenza e Resilienza di Vento Associati, questo organizzato anche in coprodotto, anzi più che altro, da con Guarnera Advocados. Mi fa molto piacere condurre il talk di questa sera, molto sinteticamente una piccola pillola biografica personale, visto che ho vissuto a San Paolo del Brasile 4 anni, ma sto parlando di tantissimi anni fa, per cui però esperienza che ricordo sempre con piacere. Questo Brasile, quindi, che ritorna sulla scena internazionale in maniera molto prepotente, soprattutto a seguito delle elezioni di Bolsonaro, in un quadro geopolitico di grande tumulto, ancora prima della pandemia, insomma, con le relazioni privilegiate con l'ex presidente Donald Trump negli Stati Uniti, e una politica molto simile in qualche maniera di quasi negazionismo rispetto alla pandemia del Covid-19. Questo però ha fatto sì che il Brasile in qualche maniera abbia mantenuto le sue attività economiche aperte, con frasi anche un po', sono state molto criticate, effettivamente un po' pesanti, anche del presidente Bolsonaro, quando paragonava, diciamo, il numero dei disoccupati al numero dei morti per la pandemia, e quindi, insomma, in qualche maniera molto provocatorio. Detto questo, in Brasile rimane terra di grandi investimenti imprenditoriali da parte delle aziende italiane, con ovviamente delle tradizioni storiche molto, molto profonde. Quindi abbiamo posto noi una domanda all'inizio del nostro talk: il Brasile torna a essere un nuovo Eldorado? Lo vedremo questa sera con i nostri interlocutori. Vorrei iniziare dal nostro ambasciatore Francesco Azzarello, al quale chiedo se ci può dare un quadro della situazione del Brasile di oggi. L'emergenza, soprattutto il quadro economico, posizionano oggi le nostre aziende che operano sul territorio brasiliano. Ambasciatore, il microfono. Pensavo di averlo acceso. Grazie all'avvocato Guarnera, alla Vento Associati, saluti ai relatori, al conduttore, saluti a tutti quelli che ci ascoltano. E sarò ipersintetico, quindi darò soltanto degli accenni, perché chiaramente vari argomenti che cui accennerò meriterebbero approfondimenti ben più lunghi. Sotto il profilo pandemico, diciamo che il Brasile, la situazione si è aggravata da dicembre. C'è stata la speranza di una curva che era scesa in ottobre-novembre e poi si è ripresa purtroppo a dicembre e rimane alta. E si teme, peraltro, insomma, una situazione che da un punto di vista pandemico non si risolve a breve termine. Perché si è aggravata la situazione pandemica? Abbiamo avuto un doppio turno delle elezioni municipali a novembre, 5.500 candidati, municipalità credo, comunque con grande movimento popolare, non tutti con la mascherina per essere, usare un eufemismo. Poi le festività di Natale e Capodanno, sono circolate le fotografie delle spiagge di San Paolo, di Rio, gremite di gente senza mascherina, forse perché pensavano di stare all'aperto, ma insomma non è solo quello. E un certo rilassamento della popolazione contro le misure di contenimento a volte adottate a livello statale, a livello municipale, con grande difficoltà però
poste sotto controllo o non controllo. Poi c'è questa scoperta della variante brasiliana nello stato di Amazonas, di cui tutti parlano, spesso a vanvera, e con una certa emozione, direi anche a volte politica, in giro per il mondo. Ora, la variante del virus, noi abbiamo una ricercatrice di fama internazionale, che è la italiana, che lavora qui e quindi seguiamo con grande attenzione anche questo. La capitale Manaus, tutti hanno visto il dramma, la mancanza di ossigeno, eccetera, eccetera. Però ricordiamoci che per il momento si ritiene che questa variante potrebbe accelerare forse la diffusione del virus. Non ad oggi, vi sono evidenze scientifiche che la variante sia più pericolosa del virus e che possa causare danni laddove intervengono i vaccini. Dico ad oggi perché sono in corso gli studi scientifici e ovviamente potrebbe risultare fra qualche settimana o qualche mese diversamente. Si tende un po' più a affiancare questa variante a quella sudafricana, che è ritenuta più pericolosa, di quella inglese, che in teoria si limita semplicemente a moltiplicare più velocemente la diffusione del virus. E ora, questa variante ovviamente ha provocato preoccupazione nelle more degli studi, e vari paesi europei hanno chiuso i voli, hanno bloccato le comunicazioni fisiche delle persone con i rispettivi paesi, compresa l'Italia. Politicamente e socialmente erano prevedibili e previste alcune turbolenze, chiamiamole, di inizio anno, dopo un periodo di quiete, forse dal 18 giugno, chi conosce approfonditamente il Brasile sa il motivo del 18 giugno, dal 18 giugno in poi la situazione si era un po' tranquillizzata. Turbolenze perché abbiamo avuto ieri sera, si è risolta finalmente la competizione per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, decisiva politicamente per una serie di motivi. L'improvviso risveglio, direi, nella realtà da parte di tutti sulla questione dei vaccini. La questione dei vaccini, che forse nell'inconscio collettivo sarebbe stata la soluzione immediata, tutto e subito, ma tutto non c'è e subito neanche. Quindi c'è una questione di quantità di vaccini disponibili, di accordi fatti o non fatti, di tempistiche della campagna di immunizzazione, di numeri della campagna, perché quando uno dice 2 milioni, oltre 2 milioni di vaccinati sono stati in Brasile, chiaramente dobbiamo rapportarlo a 212 milioni di abitanti. Poi c'è stata la fine del pagamento dell'aiuto emergenziale a circa 67 milioni di persone con la fine di dicembre. L'anno scorso il Brasile ha posto in essere una serie di misure molto vigorose, molto forti, anche molto costose, che hanno aiutato sicuramente l'economia che ne esce, che è uscita dall'anno scorso con alcuni fra i dati migliori a livello internazionale. Poi ci sono limiti costituzionali al tetto della spesa pubblica che vincolano l'azione del governo sul fronte delle uscite, una forte svalutazione del real rispetto all'oro, il che può essere musica per orecchie degli investitori stranieri o degli esportatori stranieri in Brasile, ma per il Brasile chiaramente ha un costo in termini di importazioni. Poi tensioni politiche con la Cina, vaccini, 5G, l'avvento della nuova amministrazione Biden e quindi quello che è stato accennato sulla questione ambientale. Però io ho letto su un'agenzia, e mi ha fatto, devo dire, grande piacere, che Biden ha annunciato che ad aprile vuole convocare un vertice di capi di Stato sull'ambiente, quindi capi di Stato internazionali, e ha detto il Brasile sarà un partner, credo che questo sia l'approccio corretto. Il confronto a muso duro comporta soltanto una serie di conseguenze spiacevoli e non va da nessuna parte. Bisogna dialogare, bisogna trovare compromessi, bisogna trovare incentivi e bisogna salvare la faccia a tutti. E dico questo in modo molto diplomatico. Comunque, per concludere, più o meno, il Brasile è questo. Insomma, chi conosce il Brasile non si stupisce. Il Brasile va osservato, va capito, e questo va fatto senza le lenti, i preconcetti europei. A volte, forse sono un po' parziale e tifo un po' più per il Brasile,
tendiamo a voto elezionale a tutti, ma anche al nostro interno, per carità, nell'Europa fra il nord e il sud. È un gigante ricchissimo di risorse che comunque va avanti, andrà sempre avanti. Sì, è troppo grande, troppo fermarsi, e questa è una nota positiva. Certo, è il teatro delle telenovela, ecco, dico una frase così, non detta a caso. Tutto sembra caotico, ma alla fine tutto trova ordine, nel bene o nel male, per carità. Ora l'Italia ha e vuole sempre avere eccellenza nel Brasile, che noi consideriamo un paese che costano sangue, anni, italo-brasiliani, società in loco, colossali investimenti, interesse sempre forte da parte italiana. E se c'è un momento propizio per studiare, per analizzare, io direi che è proprio questo, cioè la pandemia non deve spaventare, è proprio il momento giusto per cercare di entrarsi su questo mercato, per cercare di mettere le basi per il lavoro futuro, partecipare a grandi bandi di gara, infrastrutturali, investimenti. Sulle privatizzazioni inizio ad avere qualche dubbio, ma spero che sia solo parziali. Il Brasile ha le carte in regola per essere un protagonista globale del futuro. Giusto qualche turbolenza forse farebbe ad evitare a fini di immagine internazionale. Però quello che ha detto sempre è che l'importanza è sedersi sul suo mercato con umiltà. Questo significa affidarsi a sé conosciuti consulenti italiani, italo-brasiliani, fare bene i compiti a casa senza i tipici individualismi italiani. Noi partiamo e poi telefoniamo, sono arrivato, cosa faccio? Cosa faccio? Forse non era neanche il caso che tu venissi, oppure quello che tu vuoi fare ha un mercato? Conosci il sistema delle tasse qui, che è da uscire pazzi? Ecco, quindi concludo, esiste in Brasile, a parte i consulenti, siamo dei convinti soci della partnership pubblico-privato. Quindi a parte i consulenti, e io li conosco, ne abbiamo qui in casa oggi, ne abbiamo fuori casa, l'ambasciatore è sempre oggettivo e imparziale, fa il gioco di squadra, gente che conosce molto bene il posto, però c'è un sistema Italia che grosso modo, io ho l'illusione che funzioni, fatto dell'ambasciata, un sistema consolare che ha servizio non solo alle questioni amministrative ma anche a sostegno delle questioni economico e commerciali, l'agenzia, l'ufficio dell'agenzia ICE, la rappresentanza ISACE SINEST, le diverse importanti camere di commercio italo-brasiliane sul territorio, anche lì gente che conosce bene il posto, l'ufficio ENIT, dobbiamo sempre fare un gioco di squadra, turismo, cultura e ho finito, turismo, cultura ed economia e commercio. Ecco, qui mi fermo e vi ringrazio. La ringrazio, ambasciatore, per questo intervento che dà sicuramente il tono della discussione che si aprirà nei prossimi minuti. Dicevo però da Margherita la comunicazione che è collegato con noi l'onorevole Francesco Rizzi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, al quale darei la parola pregandolo di rimanere in tre minuti perché abbiamo una scaletta molto molto lunga quest'oggi. Sarò molto ma molto più breve. Io purtroppo ho un altro impegno, quindi cercherò di essere molto breve ma di dire le cose essenziali. Innanzitutto ringrazio dell'invito Andrea Vento, i suoi talk, i suoi focus utilizzando la tecnologia sono uno strumento davvero molto molto importante. Ringrazio di cuore l'ambasciatore che ha appena parlato, ha dato degli spunti davvero molto interessanti. Da quando è nata questa legislatura in Regione Lombardia, il presidente Attilio Fontana ha voluto dare al sottoscritto l'onere e l'onore di rappresentare le relazioni internazionali, cosa come voi sapete Regione Lombardia ha cercato di avere da tanti anni a questa parte, che ha contribuito
a portare la nostra regione un punto di riferimento a livello internazionale, e attraverso, diciamo, questo strumento, questo sottosegretariato, che come ho detto prima ha l'onore di rappresentare, noi soprattutto a questo periodo abbiamo mantenuto molto ma molto vive le relazioni internazionali. Tenete conto che durante questi 3 anni di fatto di legislatura abbiamo fatto ben 2 focus insieme al Console Generale del Brasile, proprio parlando degli scopi e delle grandi capacità attrattive che ha il Brasile, invitando non solo la parte politica e le potenziali, diciamo, industrie e attività produttive della nostra regione interessate a quel paese. Tenete conto che la Regione Lombardia negli ultimi mesi ha organizzato e organizzerà importante sul Sud America e sugli accordi commerciali all'interno di quel continente proprio il 10 di febbraio, e quindi invito tutti a partecipare, perché si parlerà appunto con partecipazione di IPI, alla quale particolarmente, proprio di accordi commerciali, e quindi ci sarà un percorso realizzato proprio insieme ad ISPI che porterà l'analisi degli accordi commerciali e delle possibilità della nostra capacità industriale di guardare a quel territorio con grande interesse. Tenete conto che i dati dell'interscambio che Regione Lombardia ha con il Brasile hanno una potenzialità di crescita straordinaria. Se prendiamo i dati del 2018, vediamo che 1,5 miliardi di euro ci dicono che possiamo assolutamente andare nella direzione di far crescere questo interscambio. E nel 2019 abbiamo avuto un incremento molto ma molto importante sia dell'esportazione che dell'importazione. Ovviamente la flessione che ha caratterizzato questo periodo di pandemia ha caratterizzato anche l'interscambio tra la Lombardia e il Brasile. Ecco, quindi io concludo dicendo che vi invito tutti a partecipare alla iniziativa che Regione Lombardia ha portato avanti insieme ad ISPI. Il 10 alle ore 15 si parlerà di accordi commerciali del Sud America, e che quindi sarà la grande occasione per sviluppare tutte quelle capacità attrattive di quel mondo che può essere in termini di prospettiva molto molto in crescita rispetto al passato. Ringrazio ancora tutti e buona serata. Grazie. Grazie sottosegretario, mi scusi, l'ho chiamata Francesco, è stato un lapsus visto che il mio nome è anche il nome dell'ambasciatore quando gli ho dato la parola. Grazie mille, molto interessante. Se fosse possibile, mi chiedono se fosse possibile dei riferimenti rispetto all'incontro, sarebbe molto utile. Ho fatto tutti i link. Benissimo. Comunque grazie. Basta il sito di ISPI. Grazie. Grazie. Benissimo. A questo punto vorrei dare subito la parola all'avvocato Guarnera. L'ambasciatore ha illustrato un po' la situazione generale del Brasile. Sì, la pandemia, ma anche molto ottimismo per il futuro, malgrado numeri di malati molto, ancora molto elevati. Però, insomma, in qualche maniera dobbiamo guardare al futuro, a un Brasile che comunque ha dei dati economici positivi, quantomeno nell'ultimo biennio, salvo poi dei peggioramenti dovuti al Covid, ma un tasso di inflazione che si sta abbassando, un PIL che tutto sommato sta riprendendo a salire, per cui diventa di nuovo interessante e attraente anche per le imprese italiane, che ci sono sempre state, ma magari alcune vogliono affacciarsi, alcune vogliono rinforzare la loro presenza sul territorio brasiliano, anche considerando il Brasile, come spesso è stato, un po' un trampolino di lancio verso anche tutti altre realtà dell'America Latina. Quindi chiederei all'avvocato Guarnera una domanda molto semplice: a che punto siamo e dove possiamo arrivare? Eh,
No, ringrazio tutti, nella persona dell'ambasciatore, tutti quanti stanno assistendo a questo talk da noi voluto insieme ad Andrea Vento per cercare di mantenere quella linea informativa sulle opportunità reali con un approccio molto pragmatico al mercato brasiliano. Infatti, al di là delle informazioni che leggiamo sui giornali, poi esistono dei settori e dei territori in Brasile che continuano a stupire per la crescita, e questo è stato colto da varie aziende italiane. Noi abbiamo, faccio una breve presentazione, da 30 anni in Brasile abbiamo assistito oltre 700 operatori italiani in questi 30 anni che hanno avuto a che fare con Brasile, normalmente piccole e medie aziende, e dopo gli anni d'oro 2012-2014 chiaramente vi è stato uno stop. Poi subito con riprese per filiere, quindi la filiera storica, la filiera dell'automotive, dove continuano e ci sono possibilità per aziende italiane che magari vedono in Stellantis, chiamiamola col nuovo nome, il punto di riferimento, ma abbiamo 20 case automobilistiche motrici in Brasile, quindi chi viene qui magari per una specifica grande impresa italiana poi si trova in un mercato dove può diversificare e quindi ha senso scegliere il Brasile. Così come il mercato delle telecomunicazioni, TIM la fa da grande in Brasile, recentemente ha ulteriormente formalizzato l'acquisizione insieme ad altro gruppo di società di Oi, e quindi tutto il settore della filiera delle telecomunicazioni, quindi le medie e piccole imprese italiane, vengono chiamate o hanno la possibilità di entrare continuativamente a causa di questa filiera col capofila italiano. E non dimentichiamoci che il colosso brasiliano è l'agrobusiness, cioè il Brasile in questo modo in molti campi è il maggior produttore mondiale di prodotti agricoli, e noi italiani abbiamo nell'agroindustria, nella capacità di trasformazione, di dare valore aggregato, grandissime opportunità. Quindi tutto il settore della tecnologia italiana continua ad essere presente in Brasile, nonostante le barriere doganali, che però possono essere più o meno attenuate a seconda della similarità o meno dei prodotti italiani, e in prospettiva di accordi internazionali, di cui parlerà, ho visto recentemente e prossimamente, però è chiaro che nel momento in cui il blocco Mercosur col blocco Unione Europea riescono a vincere problemi politici e a trasformare in realtà degli accordi di riduzione di aliquote, questo faciliterà sempre di più non soltanto la tecnologia italiana, ma anche i prodotti finiti italiani, che oggi incontrano delle barriere. Quindi non illudiamoci che per arrivare in Brasile si può arrivare a vendere o basta arrivare con la valigetta per vendere. Il Brasile è un mercato complesso, per penetrarlo anche commercialmente bisogna insediarsi, come hanno fatto oggi oltre 1200 aziende. Questo è un censimento curato dall'ambasciata, a cui abbiamo anche noi partecipato, e sostanzialmente si tratta di cosa? Si tratta di piccole e medie aziende che riescono poi a trasferire in Brasile la loro tecnologia, probabilmente unendosi a dei soggetti brasiliani che conoscono il mercato e conoscono la complessità burocratica del Brasile, che è uno degli ostacoli. In effetti, tra le riforme richieste dai imprenditori al presidente Bolsonaro sta mancando la riforma fiscale. È pur vero che è stata fatta la riforma fiscale dal punto di vista dei conti pubblici, la riforma della previdenza, una importantissima legge che è la legge quadro sulla la rete sui servizi igienici di base. Ricordiamoci che in Brasile il 16% delle abitazioni non ha acqua trattata e il 47% non ha fognature. Quindi la possibilità che i privati possano entrare adesso nella gestione della rete di igiene privata, questo è molto molto dei servizi igienici privati di base, è molto importante ed è una novità. Siamo alla vigilia, nell'aspettativa di privatizzazioni, siamo alla vigilia della gara su 5G anche in Brasile, con tutti i problemi politici e ideologici che hanno condizionato e spostano via via le caratteristiche tecniche richieste per la partecipazione, ma sicuramente chi vuole
approcciarsi al Brasile deve farlo in maniera strategica, di lungo periodo, è un grande mercato in sé, ha la possibilità con gli accordi con gli altri paesi del Mercosur, quindi Argentina, Paraguay, Uruguay, Cile e Bolivia, Venezuela è sospeso dal Mercosur per motivi politici, di avere anche ulteriori espansioni, ma per esempio è nel testa, è presente in America Latina e diciamo è un ulteriore elemento di chiamata di aziende italiane che possono avere in Enel, essendo eventualmente inserite nelle liste fornitori in Italia, anche la possibilità, facendo un'impresa in Brasile, di portare qui la competenza che può essere utile a questo colosso che è diventato in Brasile il nostro fornitore Enel. Quindi è un momento in cui arrivano ancora le imprese italiane, stanno arrivando delle imprese per comprare aziende brasiliane, per superare la barriera burocratica acquisendo imprese che già hanno licenze, permessi, in questa maniera essere già operative, e sostanzialmente i campi sono questi. C'è il grande campo delle infrastrutture, il Brasile è un paese con grandi deficit di infrastrutture, ma questo richiede imprese di un taglio diverso, però nell'agroindustria, nelle telecomunicazioni, nell'automotive, nell'energia, nel ramo oil and gas, dopo la crisi di Petrobras legata alla corruzione, Petrobras è risorta, chiaramente ripartita, ed è un colosso anche questo in Brasile. Direi che in linea di principio è un momento di vedere, di scegliere e di agire, come diceva giustamente il nostro ambasciatore, perché nei momenti di crisi sono le opportunità. È chiaro che a medio termine il cambio è un elemento dissuasivo per le importazioni di prodotti brasiliani, italiani in Brasile, ma vi sono ulteriori possibilità attraverso, diciamo, delle esenzioni per i prodotti a tecnologia avanzata italiana che potrebbero quindi bypassare le barriere doganali. Rimango a disposizione per ulteriori richieste. Grazie, grazie Avvocato Guarnera per questo scorcio molto, molto puntuale delle opportunità che possono interessare le aziende italiane in diversi settori. Prima di dare la parola al dottor Bezzeccheri, volevo salutare la dottoressa Longobardo di Enit e il dottor Fiore di ICE in Brasile, per riportarmi un po' al sistema Italia al quale faceva riferimento l'ambasciatore, che senz'altro è un punto di riferimento per le aziende italiane. Dottor Bezzeccheri, rappresentante di Enel, abbiamo sentito sia l'ambasciatore all'inizio parlare di ambiente, sia il dottor Guarnera citare l'Enel proprio, ma anche le rinnovabili, i settori dell'energia, una Enel che è leader in Sud America, ma che soprattutto riceve tutti gli anni dei riconoscimenti, quale miglior distributore di energia, con una serie di accorgimenti anche per quanto riguarda le rinnovabili. Quindi vorrei chiedere al dottor Bezzecchi di farci una panoramica sull'Enel in Brasile e nel resto del continente, e come vede anche lui il futuro del Brasile anche in chiave di imprenditoria italiana. Ingegnere, il microfono. Dicevo, innanzitutto, buonasera a tutte e tutti. Grazie all'Avento e Associati per ospitarci, e un saluto all'ambasciatore di Brasile. Risponderei alla domanda iniziale, cioè quando si dice ritorno al Brasile ad essere il nuovo Eldorado. Per chi frequenta Latino America non ha mai perduto questa prospettiva di Eldorado in Latino America, perché rappresenta evidentemente una realtà
leader in assoluto in Latino America. Noi in Latino America, come ricordava, siamo presenti in circa 9 paesi. Siamo presenti in Cile, in Perù, in Argentina, in Brasile, in Colombia, Panama, Costa Rica, in Guatemala e in Messico. Effettivamente siamo tra i leader, se non il leader nel settore privato dell'energia. Per dare alcuni numeri e inquadrare la nostra presenza latinoamericana, poi focalizzeremo sul Brasile, noi abbiamo installato in Latino America qualcosa come 23.000 megawatt, più o meno la potenza installata in tutta l'Argentina, per dare un'idea. Abbiamo qualcosa come più di 600.000 chilometri di rete sul territorio latinoamericano e distribuiamo circa 130 terawattore di energia. E l'altro dato che, cioè, questi sono gli asset, sono l'hardware. In realtà noi, proprio nella nostra filosofia e strategia di gruppo, diamo molta importanza al tema dei clienti. Noi oggi in Latino America serviamo qualcosa come 28 milioni di contatori, il che significa più o meno servire qualcosa come 110 milioni di persone in Latino America in termini di energia. In termini di investimenti, e se si guarda al triennio 21-23, noi investiremo in Latino America qualcosa come 10 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, e in Brasile andrà circa il 50% di questo investimento. Cioè, in Brasile noi faremo investimenti per 5 miliardi nei prossimi 3 anni. Che cosa facciamo noi? Perché dico che è centrale il ruolo dei clienti? Essendo un utility, evidentemente noi approcciamo i mercati con una prospettiva certamente di medio-lungo termine. E questa diventa un elemento fondamentale, perché evidentemente già in fase di selezione dei paesi miriamo, guardiamo alcuni dei parametri fondamentali. E sostanzialmente, se devo riassumerli, prenderei 3 parametri fondamentali. I parametri fondamentali sono prospettiva di crescita dell'economia. In realtà, se date un'occhiata ai numeri demografici del Latino America, vi renderete conto che, confrontati con l'Europa, abbiamo una popolazione piuttosto giovane e quindi destinata all'aumento dei consumi. La seconda cosa che noi guardiamo è la stabilità regolatoria, perché evidentemente, essendo un business prevalentemente regolato, guarda a questo contesto. E Brasile è uno degli esempi di una stabilità regolatoria tra le più forti, e lo ha dimostrato anche durante questo periodo di Covid. Quindi ci sono stati una serie di interventi che facevano capo alla fiscalità generale, che hanno permesso alle imprese, soprattutto di distribuzione elettrica, di superare una serie di limiti. Quindi questo è il tema. E il terzo è la disponibilità di risorse, e il Brasile ne ha disponibili moltissime. Adesso, per rientrare nei tempi, riassumo rapidamente quali sono i nostri investimenti. Solo dire, peraltro, che già negli ultimi mesi del 2020 la domanda energetica era salita ai livelli pre-Covid, che, diciamo, e normalmente nei paesi in via di sviluppo la domanda energetica è un proxy del GDP, quindi sostanzialmente l'economia è già in ramp up. Quindi, per chiudere nei tempi, ricordiamo che noi abbiamo operativi circa 3.500 megawatt di energie rinnovabili, ne stiamo costruendo altri 2.000, abbiamo sostanzialmente le reti di distribuzione, serviamo 18 milioni di contatori, quindi circa 70 milioni di persone,
distribuiamo energie nella megacity di Sao Paolo e di Rio de Janeiro. Abbiamo la trasmissione, siamo i proprietari della interconnessione Brasile-Argentina. Quest'anno, dovuto alla siccità, abbiamo importato circa 2 terawattore dall'Argentina, il dato più alto dal 2001. E finalmente vendiamo al mercato libero, si sta liberalizzando il mercato e credo di aver finito il mio tempo, tra l'altro abbiamo una società simile a Open Fiber che si chiama Ufinet, che offre servizi bull sales soprattutto a San Paolo. Qui chiudo perché credo che sono al massimo le mie. Grazie, grazie mille ingegnere, avremo modo poi di approfondire un secondo giro questi spunti. Adesso sarebbe il tempo del coffee break se fossimo di persona, ma purtroppo non lo siamo. Sono sicuro che i nostri 80 ospiti avrebbero molto gradito un caffesigno illi a questo punto del nostro intervento. Lo rimanderemo un'altra volta, presidente Illi, questo coffee break di persona. Adesso vorrei darle la parola e soprattutto lei ha un'esperienza molto approfondita del Brasile da oltre 30 anni, insomma, che lei si avventura in Brasile. Mi raccontava prima di quando andava a scegliere col suo padre addirittura i chicchi di caffè, insomma, per le prime avventure di Illi in Brasile. Ecco, da quell'epoca, ovviamente, da questi primi chicchi, l'avventura di Illi si è trasformata e diventata globale, diciamo, ma il Brasile credo che conservi sempre un posto particolare, diciamo, sia nelle attività industriali sia anche nelle attività della Fondazione Illi, Nesto Illi, che lei presiede. Ecco, quindi questo volevo partire da questo punto di vista per poi appunto parlare sia dell'avventura imprenditoriale di Illi che dell'attenzione al sociale e ovviamente anche alle tematiche ambientali che tutti abbiamo citato fino adesso. Grazie mille, buonasera a tutti, ringrazio Andrea Vento e Vento Associati per l'invito. Giustamente, come diceva il dottor Fadda, faccio parte di una famiglia di caffè e il Brasile è molto importante per noi in quanto è il maggior produttore di caffè al mondo ed è il secondo maggior paese consumatore. Noi come azienda produciamo un blend di caffè per espresso di qualità, tendiamo all'eccellenza, e il Brasile è per noi un paese molto molto importante in quanto la lavorazione del caffè brasiliano permette di diciamo creare l'espresso senza l'utilizzo di una varietà che si chiama Robusta, che ha il doppio della caffeina, ma insomma non è questo l'argomento, anche se il Brasile lo produce parecchio. Negli anni, fine anni 80, noi abbiamo avuto notevoli problemi ad acquistare caffè dal Brasile. Perché? Perché il caffè brasiliano veniva considerato sempre come un caffè commodity, per cui di media qualità. E il mercato veniva praticamente gestito solamente dalle cooperative. Le cooperative acquistavano il caffè allo stesso prezzo dai produttori di caffè, lo mescolavano tutto quanto per fare dei lotti omogenei, per cui chi cercava dei prodotti specifici, dei prodotti speciali di qualità, non li riusciva a trovare. A questo punto, in un chiamiamolo brainstorming nella mensa aziendale, mio fratello Riccardo ha detto: ma perché non proviamo a creare un premio per incentivare i produttori a produrre caffè di qualità? Beh, era il 1990 e quella volta noi eravamo piccolissimi e per iniziare questa avventura
Abbiamo preso contatto con un'agenzia di relazioni pubbliche, che si ADS, con un ingegnere agronomo che aveva lavorato per molti anni all'Istituto Brasileiro do Caffè e con un'agenzia di esportazione che si chiama Porto de Santos. Abbiamo creato questo premio e che ha veramente, diciamo, messo una divisione fra il caffè e il mercato del caffè prima del premio, prima del dottor Illy e dopo il dottor Illy. La grande novità della nostra presenza in Brasile è stata per la prima volta un compratore andava in Brasile a parlare con i produttori di caffè, a conoscerli. Per la prima volta si acquistava direttamente i lotti di caffè dai produttori di caffè. Per la prima volta veniva riconosciuto ai produttori di caffè un sovrapprezzo riconosciuto per ringraziare per la grande qualità, per lo grande sforzo che veniva fatto per produrre questo caffè per noi. Per la prima volta un compratore imparava all'età di 60 e più anni il portoghese per poter parlare direttamente con i produttori, perché nessuno l'ha detto fino adesso. In Brasile si parla il portoghese, i brasiliani non parlano altre lingue, è molto difficile che un portoghese, un brasiliano, pardon, parli una lingua straniera. Perciò mio padre, all'età di 60 e più, si è messo a fare lezioni di portoghese per poter parlare con i produttori e per poter spiegare loro quali erano le nostre esigenze e come avrebbero potuto, come avrebbero potuto produrre caffè di qualità. E noi poi abbiamo sempre avuto una vocazione scientifica, per cui nel 94 con il dottor Teixeira abbiamo costituito una società che si chiama Experimental Agricola do Brasil ed era una società, è ancora una società, che faceva ricerche sul campo. Successivamente poi è diventata la nostra azienda, diciamo, di esportazione del caffè che ho l'onore di presiedere. Negli anni ovviamente le esigenze della nostra azienda erano passate da caffè di qualità a caffè di qualità sostenibile e questo viene anche premiato nell'ambito del Club Illy do Caffè. Il Club Illy do Caffè, che è stato fondato nel 2000, raccoglie tutti i produttori di caffè che ci forniscono, organizza delle visite presso la Illy Caffè, soprattutto per... Dottoressa, ancora 30 secondi. Vai là, allora non... ok. Diciamo che il Brasile per noi è molto molto importante e basta, dopo se riuscirò a dire qualcosa d'altro, lo dirà. Grazie. Presidente, avremo modo di approfondire sicuramente questi aspetti nel secondo giro, molto interessante anche perché evidentemente si parte proprio da un'esperienza imprenditoriale dal basso che poi però ha dato effettivamente dei frutti molto, molto importanti. Adesso darò la parola al dottor Rizzioli.
ovviamente in qualità di presidente del GEI ha sicuramente tutta la panoramica delle aziende italiane presenti o che si vogliono affacciare in Brasile, anche frutto della sua esperienza in FCA, oggi Stellantis, con la fusione con Peugeot, ma chiaramente in Brasile credo che continuerà a comandare FCA dal punto di vista imprenditoriale. Giusto, dottor Rizzoli? Buonasera. Prima di tutto volevo salutare il nostro ambasciatore Azzarello, l'avvocato Guarnera, chiaramente, e soprattutto i miei due predecessori, che sono Enel e Lilli, sono due esempi di eccellenza in Brasile e nel mondo, ma soprattutto qui in Brasile. Veramente è un esempio incredibile. Bene, io dovuto al tempo parlerò, restringerò il mio intervento al settore automotivo, no? Non per niente ho passato 50 anni in Brasile, in Fiat, quindi c'è una piccola esperienza, no? Che vorrei trasmettere proprio ai nostri interlocutori. Il Brasile, l'automotive brasiliano rappresenta circa il 23% dell'industria totale brasiliana e il 35% se noi includiamo anche l'indotto diretto. Parlo di indotto indiretto, perché l'indotto indiretto chiaramente lì già parliamo di qualche milione. Per quanto riguarda la produzione, per dare degli esempi, no? Io mi tratterei abbastanza sul 2019, che è un esempio classico, e poi commenterò il 2020. Bene, sono stati prodotti circa 3 milioni di vetture, nel 2020 2 milioni, perché abbiamo perso esattamente un trimestre. Quindi se voi togliete un trimestre salteranno gli stessi numeri di 3 milioni. Il settore dei camion, 135.000 camion, il secondo maggior mercato al mondo dopo gli Stati Uniti. Macchine agricole, 54.000, il maggior mercato al mondo di macchine agricole. Ecco, questo perché voi abbiate un'idea di quello che significa il mercato brasiliano. Mercato realmente estremamente importante, dove il 90% è usato, si commercializzano le vetture prodotte in Brasile e 10% le vetture importate. 2021, cosa potrebbe essere il 2021? Per noi sarà la ripetizione più o meno del 2020. Perché? Perché l'ultimo trimestre del 2020 abbiamo avuto un trend che è stato molto simile al 2019. Gennaio di quest'anno, meno 3% rispetto al 2019. Ossia, siamo su dei livelli più o meno, diciamo così, generali, abbastanza vicini. 3 milioni di vetture, 3 milioni di vetture, signori, se noi pensiamo che il mercato italiano sono a malapena 700 mila vetture, parlo del mercato quando il mercato era un buon mercato, che adesso siamo scesi a 400 mila, no? Quindi per darvi un'idea di cosa vuol dire il mercato brasiliano. Dipendenti, 125.000 dipendenti diretti, 100.000, eccetera, cioè i grandi fornitori.
con l'FCA l'anno scorso ha occupato più del 15% del mercato brasiliano e con l'attuale sorella PSA il 2,4%. Poi abbiamo la General Motors che è stato al primo posto l'anno scorso con il 19%, la Volkswagen con il 15,5% e poi dopo tutti gli altri, perché in Brasile ci sono tutti, Renault, Toyota, Ford, tutti con una quota tra il 7 e il 9%. Quindi questo è il mercato delle vetture. Per quanto riguarda i camion, ripeto, il maggior mercato al mondo dopo quello degli Stati Uniti, Volvo, Mercedes, MAN, DAF e Iveco, chiaramente, un bellissimo stabilimento nelle vicinanze di Belo Horizonte. I pullman, anche quello un grossissimo mercato. Il Presidente, ha ancora 30 secondi. 20.000 al pullman. Bene, cosa direi? Il futuro, cosa ci aspettiamo dagli italiani, dagli imprenditori italiani? Un avanzamento nella produzione, nella commercializzazione e soprattutto nella industria 4.0, nell'industria della comunicazione e nelle tecnologie. C'è molto, molto spazio per le imprese italiane, sia dell'automotivo che della comunicazione, e venire in Brasile e aiutare, integrare l'ambiente automotivo brasiliano. L'ultima parola sui risultati economici. Vorrei dire che le aziende italiane e europee del settore automotivo più di una volta hanno contribuito in un modo, diciamo così, decisivo al risultato delle case madri italiane. E non solo un anno, per parecchi anni. Questo è il messaggio che volevo dare agli imprenditori italiani. Molte grazie. Grazie Presidente. Prendo la parola per annunciare la prima quartina di interventi. In questa quartina interverranno Michele Geraci, già sottosegretario al commercio estero nel governo Conte I, Bagatti Sandro, imprenditore del settore delle rinnovabili, Alessandro Zanin, Managing Director di Logimar, e Gianpio Bracchi, Presidente di Intesa San Paolo Private Banking. Prego, professore. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito e vado subito ai miei tre punti fondamentali di questo mio intervento. A me fa piacere parlare del Brasile perché ho avuto la fortuna di lavorare con Telecom Italia e con Telefonica ai tempi delle prime acquisizioni dei settori Telecom, quindi ho viaggiato tra San Paolo e Brasile per circa 2 anni, quindi mi fa piacere riportare il Brasile al centro del dibattito. Mi piace parlare un po' di numeri, così vi lascio con delle cifre. Brasile e Italia più o meno hanno un PIL che, diciamo, grosso modo si equivale, ma il Brasile attrae circa il triplo di investimenti diretti rispetto all'Italia, 75 miliardi contro i 25 dell'Italia. Quindi c'è una forte, ovviamente, propensione, chiaramente con una grande presenza nordamericana in tutta l'America Latina e in Brasile in particolare. Questo, come sempre, gli investimenti in arrivo hanno due facce della medaglia. Da un lato portano ovviamente capitale, portano know-how, dall'altra parte creano debito per il paese che ovviamente cede degli asset a operatori stranieri, che quindi entra in un problema di controllo e di gestione della propria economia. Quindi questo numero positivo, il triplo di quello che ha l'Italia, ha sempre due facce della medaglia. L'opportunità per quanto riguarda l'Italia credo che debba essere collegata al mix tra investimenti e export. Con l'accordo, vedremo come andrà avanti, tra l'Unione Europea e Mercosur, si aprono dei nuovi scenari con abbassamento di tariffe in alcuni settori che voi sapete meglio. Beh, c'è una forte correlazione in genere tra gli investimenti outbound e gli export, perché gli investimenti tendono a trainare la filiera dei prodotti. Quindi
Noi che abbiamo un'esportazione verso il Brasile che fondamentalmente negli ultimi anni non è variata di molto nelle import, nelle export, abbiamo, diciamo, al di là di poche centinaia di milioni, abbiamo un trend molto, molto piatto dal 2005, dal 2015 ad adesso. Quindi con una presenza ulteriore di investimenti si potrebbero creare le condizioni per l'aumento dell'export. E il secondo punto, il terzo punto che voglio fare, attenzione, questo si parlava prima della grande produzione di prodotti agricoli del Brasile. Qui il Brasile chiaramente un po' messo tra l'incudine e il martello tra gli Stati Uniti e la Cina, perché è chiaro che quando l'amministrazione Trump imponeva l'acquisto di semi di soia da parte di 30 secondi, Cina, professore. Prego? Ancora 30 secondi. 30 secondi, finisco qui. Ovviamente creava un trade diversion, il Brasile ne soffriva. Chiudo semplicemente questi 30 secondi con questa chart che un po' fa vedere qual è stato il progresso del Brasile relativo alle altre economie. La linea nera negli ultimi 50 anni, e questa è un po' una difficoltà, il Brasile, al contrario di altri paesi BRICS, non riesce a crescere più velocemente dei paesi in via di sviluppo, quindi ha un gap potenziale di crescita economica che non è mai riuscito a colmare in questi 50 anni, mentre vediamo ovviamente la Cina, anche l'India, la Corea e il Giappone che si sono, come dire, affrancati, arrivati al livello degli Stati Uniti. Il Brasile invece resta indietro, ed è questo un po' il grande problema dell'America Latina, che promette ma stenta spesso a mantenere queste promesse. Quindi è chiaro che questi 75 miliardi di investimento che il Brasile attrae hanno dei rischi. Quindi, come sempre, io cerco di mettere le due cose in parallelo. L'opportunità c'è, attenzione, però i rischi vanno ben compresi. Un paese grande, vasto, con tante regioni, che forse viene mal compreso da noi Italia, che non riusciamo forse a far sistema. Quindi questo questo evento delle nostre dell'ambasciata, di tutte le nostre agenzie, è sempre benvenuto, ma dobbiamo fare di più. Mi fermo qui, grazie. Grazie, professore. La parola a Sandro Bagatti. Ricordo a tutti di stare nei... Sì, buonasera a tutti. Sono Sandro Bagatti, amministratore delegato di Nash Business. Noi realizziamo impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili in Italia e all'estero, anzi direi praticamente all'estero. Infatti ho una sede operativa a Lima, in Perù, e dunque il mercato sudamericano lo conosco molto bene, diciamo così. Il problema, vi dico sinceramente, dall'osservatorio, per quello che volevo fare una domanda, è che le imprese italiane piccole, come potrebbe essere un'azienda come la mia, di certo noi non siamo paragonabili a Enel o a Illy, ci mancherebbe altro, però il problema grave che le piccole e medie imprese italiane hanno entrando nel mercato brasiliano è le barriere doganali e i dazi doganali. Anche noi avevamo provato il mercato, ma purtroppo si realizzano interventi piuttosto pesanti di costituzione di filiali o quant'altro, oppure il mercato brasiliano, ahimè, non è un mercato per le piccole, diciamo per le piccole imprese, anche se ho sentito che ci sono dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda appunto la presenza degli italiani. Chiedevo operativamente quali potrebbero essere a sto punto, visto che onestamente da un po' che non seguo il mercato brasiliano, quali potrebbero essere i nuovi strumenti anche operativi per rendere più agevole l'ingresso delle piccole aziende, delle PMI italiane sul mercato brasiliano, che diciamo così, non dico per aggirare, ma però per essere più favorevoli ed essere più presenti all'interno del mercato stesso, ecco. Grazie, molto gentili. Grazie, la parola ad Alessandro Zanin. Grazie Margherita. E il mio intervento, che richiede un commento relativo da parte dell'ambasciatore Azzarello, che saluto, dell'avvocato Guarnera, fa un po' seguito a quello che è stato l'intervento che mi ha preceduto del dottor Bagatti. In particolar modo chiedo, in merito all'accordo di scambio, che ancora non è libero, ed in particolar modo rispetto all'accordo quadro che c'era di cooperazione interregionale del 95, che attualmente disciplina la relazione tra l'Unione Europea e il Mercosur, il Free Trade Agreement si è ratificato sia a livello Unione Europea che da parte degli Stati membri
in esito appunto a una procedura di legal scrubbing in estere, darebbe vita effettivamente alla zona di più grande libero scambio mai creata dall'Unione Europea, con una popolazione di circa 800 milioni di abitanti. Quindi, e questo darebbe vita alla riduzione per molti prodotti di tariffe all'ingresso, in particolar modo dei dazi all'importazione su circa un 90% dei prodotti europei, nonché un trattamento preferenziale per la parte restante. In particolar modo il settore agroalimentare, ma come anche altri settori, come può essere il tessile, il farmaceutico, componenti per i veicoli, tutta la parte locomotive che attualmente ha tariffe all'importazione di barriere del 35%, avrebbe la possibilità di poter accedere al mercato, in particolar modo quello agroalimentare, in cui i prodotti alimentari, le bevande europee, DOP e IGP, in particolar modo 52 italiani, avrebbero un dazio effettivamente che si avvicina allo zero per i prodotti lattiero-caseari. Premesso quindi quelli che possono essere timori internazionali, quali quelli americani, e gli ostacoli dei principali filoni circa l'accordo in essere, potrebbe essere che in questa molteplicità sostanzialmente di sliding doors la neopresidenza portoghese, che si è insediata il 1 gennaio per il turno semestrale al vertice del Consiglio dell'Unione Europea, intenda procedere in maniera più spedita per il processo di ratifica e l'entrata in vigore del Free Trade Agreement, come appunto dall'ultimo dichiarato dal ministro degli esteri portoghese. Grazie mille. Grazie Alessandro, la parola a Gianpiero Bracchi. Grazie, buonasera. Se del futuro. Il problema è che questo futuro non arriva mai a realizzarsi completamente per una serie di tanti cicli economici che hanno caratterizzato, diciamo, questo paese come tutta l'America Latina. Ma l'Italia ha una lunga tradizione di presenza in Brasile. E lo testimonia la nostra presenza in termini di consolati, di camere di commercio, anche storicamente di banche italiane in Brasile. E la presenza non è solo quella delle grandi imprese di cui abbiamo sentito parlare prima, nel campo delle infrastrutture, telecomunicazioni, nel campo della grande impresa, nel campo dell'agricoltura, ma è anche una presenza in termini di aziende di servizi. Noi, le nostre aziende di servizi hanno un'internazionalizzazione sostanzialmente passiva. Penso alle società di informatica, alle società di ingegneria, di consulenza direzionale, ma nei confronti dell'America Latina e del Brasile hanno avuto in realtà un'internazionalizzazione attiva, impostando con successo delle filiali in questi paesi. E questo perché? Perché proprio il modo in cui culturalmente si è sviluppato l'America Latina e il Brasile dà un contesto culturale più vicino a quella che è la mentalità italiana, la possibilità nostra di capire meglio degli anglosassoni i meccanismi, le logiche, i valori di questi paesi. Però i cicli economici non sempre positivi hanno spesso indebolito la nostra presenza, e questo è avvenuto ad esempio nel settore delle banche commerciali, che logicamente, facendo prestito, hanno subito pesantemente in termini di sofferenze i cicli negativi del Brasile, con risultato spesso anche di uscire, di ridurre la loro presenza. E mi è capitato con investimenti in private equity, in fondi di private equity, in un certo momento in cui il Brasile aveva un ciclo economico che sembrava positivo, di investire in fondi brasiliani. In realtà il ciclo economico è cambiato e gli investimenti sono stati molto più problematici, ad esempio, di quelli che si possono fare in un paese come l'Australia, dove la stabilità, anche pur con la lontananza, consente di operare molto meglio. Quindi c'è sempre stata questa caratteristica della incertezza tipica di un paese in via di sviluppo, non di un grande paese consolidato. Quello che vorrei chiedere ai nostri relatori è se ritengono che questo sia un momento migliore
rispetto ad esempio a 10 anni fa, quando ancora una volta si stava iniziando a investire in questi paesi, in particolare anche per i servizi finanziari, perché ci sono delle nuove possibilità, ad esempio per tutto il settore dell'asset management, per ripartire con la presenza del private banking italiano, dei servizi finanziari in paesi della Latina America e del Brasile. Qual è la loro opinione? Il fatto che il momento sia favorevole più del passato. Vi ringrazio. Grazie, grazie dottor Bracchi per questo suo intervento. A questo punto è il momento di tornare ai nostri relatori, direi di mantenere lo stesso ordine con cui abbiamo cominciato. Vi pregherei, una volta che vi do la parola, di rimanere nei 3 minuti, perché stiamo un po' sforando con i tempi, quindi vi pregherei di essere più stringati possibili. Darei la parola all'ambasciatore Azzarello per la sua replica. Grazie. Beh, vedo che c'è libertà di scelta su dove rispondere. Forse istituzionalmente è più corretto che io dica qualcosa sull'accordo UE-Mercosur, il ruolo della presidenza portoghese. Il Portogallo, chiaramente, come l'Italia e la Spagna, sono 3 paesi di riferimento per il Brasile, anche per una questione culturale, come diceva il precedente intervento. E Portogallo vuole accelerare, anche la Commissione europea vuole accelerare. Abbiamo però Francia, Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio e forse qualcun altro che non sono favorevoli. La Francia ancora l'altro giorno ha dichiarato che finché non si risolvono certe questioni, vorrebbero degli impegni scritti dai paesi del Mercosur, in realtà lo vogliono dal Brasile, quindi impegni scritti sulle questioni ambientali, loro non ratificheranno l'accordo UE-Mercosur. A questo però la gente dimentica anche un'altra cosa, cioè che all'interno del Mercosur c'è un'Argentina che per le sue condizioni economico-finanziarie odierne non è favorevole all'accordo UE-Mercosur. Quindi è complicato. Certo, sarebbe il più grande accordo esistente e favorirebbe in modo determinante entrambe le parti, anche a livello di medio-piccole imprese. Ho visto qualcuno ha scritto qualcosa sull'inflazione nella chat. Sì, l'inflazione è del 4,3%, quello che è, però è l'inflazione di fine anno, perché è aumentata a fine anno l'inflazione, rientra nei parametri previsti a inizio anno scorso dalla Banca Centrale, perché c'era una forbice di più o meno 1,5%. Sulla cultura non è questo il posto dove dibattere purtroppo di cultura, ma l'impegno della cultura, e mi riferisco a un'altra domanda della chat, da parte quantomeno delle istituzioni italiane, del sistema Italia, è sempre molto forte. Basta seguire, iscriversi nelle mailing list o negli Instagram vari, e noi usiamo moltissimo lo strumento dei socials qui in Brasile, che tutti guardano, tutti leggono, c'è un fiorire sempre di iniziative, purtroppo sempre più solo virtuali, e abbiamo anche 2 grossi istituti, bravi istituti di cultura a Rio e a San Paolo. Ecco, io mi fermerei qui, non credo di avere molto altro, poi l'avvocato Guarnera vi dirà qualche altra cosa su altri aspetti. Grazie, grazie mille ambasciatore. Sì, do subito la parola all'avvocato Guarnera per le sue repliche agli interventi. Sì, allora, in primo luogo vorrei sfatare un mito: il costo delle importazioni. Il dazio brasiliano in media è il 14%. Il problema è che al momento dell'importazione vi sono altre 4 imposte indirette, che comunque ci sono anche se si produce in Brasile. Quindi i concorrenti brasiliani che producono in Brasile rispetto a chi importa un prodotto hanno le stesse 4 imposte indirette. Queste imposte indirette si recuperano. Quindi quando si dice per importare in Brasile è necessario pagare il 60-70% del valore CIF, finanziariamente è vero, però la parte che non si recupera, che è il costo del prodotto importato, dazio di importazione, è mediamente il 14%. Vi sono delle punte del 35% per proteggere l'industria nazionale, come per esempio nel settore automotivo.
Come entrare in Brasile? Io sono procuratore e chi sta facendo un grandissimo lavoro per le piccole e medie aziende italiane è Simest. Ricordiamoci che l'Italia ha un sistema di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese che prevede, soprattutto anche nel 2020, anzi a maggior ragione nel 2020 con la crisi e la pandemia, dei fondi sia per studi di fattibilità che per insediamenti commerciali e eventualmente anche produttivi, ma anche solo commerciali, che aiutano l'imprenditore a arrivare in un paese dove non si può venire per vendere semplicemente. Quindi è vero che non è un paese per le piccole e direi un paese da dilettanti, nel senso che purtroppo bisogna organizzarsi per venire in Brasile, come diceva giustamente l'ambasciatore, è un paese dove non puoi andare se non hai un consulente che ti prende per mano e ti spiega i problemi prima che avvengano. Però fatto in questa maniera e con un supporto pubblico italiano, che ripeto è Simes, che fa parte di Cassa Depositi e Prestiti, moltissime aziende italiane si sono internazionalizzate in Brasile. Credo che siano oltre 35 le aziende che abbiano partecipazione diretta di Simes in Brasile. Grazie, Avvocato. Grazie, grazie Avvocato. Darei la parola all'ingegner Bezzeccheri per la sua replica. Ingegnere, il microfono. Molto rapidamente, io volevo invece enfatizzare un altro aspetto che è l'innovazione per legarlo al tema finanziario. In Brasile noi abbiamo due Innovation Hub che stanno avviando una serie di start-up, tanto a Rio come a Sao Paulo, Rio concentrata sulle energie rinnovabili, San Paolo concentrata invece sulle smart grid. L'innovazione ha diverse sfaccettature, per esempio il trasporto elettrico in Latino America, soprattutto il trasporto pubblico elettrico, sta prendendo una curva di risalita molto importante. Considerate che circa il 50-60% degli autobus elettrici circolanti in Cile e adesso fra poco anche in Colombia sono dell'Ener, sono attraverso una joint venture dell'Ener. Perché parlo di innovazione legata ai sistemi finanziari? Noi a Bogotà, e quindi lo stiamo montando anche in Brasile, siamo distributori di 800.000 carte di credito. Siamo partiti da un progetto di sostenibilità, come ne abbiamo lanciati in Brasile circa 400, ma lì eravamo partiti da un progetto di per finanziare le persone che non avessero una storia bancaria e pagassero attraverso la bolletta della luce. Questo ha permesso il miglioramento della qualità della vita per una grande parte della popolazione colombiana e conseguentemente noi stiamo esportando, e qui cambia il modello di implementazione del business, attraverso piattaforme questi tipi di innovazione anche dal punto di vista finanziario. Consideriamo che peraltro il Brasile è uno dei paesi dove tutti hanno una carta di credito e quindi sostanzialmente la possibilità di questo tipo di pagamenti è diciamo molto, molto diffusa. Ultimo due osservazioni. Noi i diretti Enel in Latino America sono circa 20.000 persone, di cui quasi la metà sono tutti in Brasile, e generiamo 4 volte in termini di contractors, cioè 20.000-80.000 contractors, 80.000 persone lavorano nei contractors per noi. Evidentemente, come si è ribadito più volte durante questa conversazione, bisogna avere una prospettiva di medio-lungo termine. Il Brasile offre tante opportunità e quindi sostanzialmente anche il supporto che si riceve attraverso le ambasciate e le altre organizzazioni di supporto alle imprese diventa un elemento fondamentale. Evidentemente le grandi imprese possono qui svolgere un ruolo di attrattore degli investimenti. Grazie. Grazie ingegnere, a questo punto gli darei la parola alla Presidente Illy.
abbiamo sentito molti, moltissimi interventi. In particolare mi veniva così spontaneo, a parte farle finire i concetti di cui aveva parlato nel primo intervento, ma soprattutto il concetto di sostenibilità sia ambientale ma anche sociale, perché abbiamo sentito nei vari interventi che anche questo certe volte manca nel Brasile, quindi ecco, mi faceva piacere se lei potesse approfondire questi aspetti. Grazie. Allora, sicuramente sulla sostenibilità ambientale io parlo di quello che conosco, per cui caffè, non di altre produzioni agricole, ma per i produttori di caffè che hanno anche delle aree molto molto grandi, hanno l'obbligo di, dipendendo dalla regione in cui si trovano, avere da un 20 a un 30% di area di preservazione ambientale permanente, APP si chiama, area di preservazione permanente. Questo significa che queste aree non possono essere utilizzate per la produzione di prodotti agricoli, ma devono essere lasciati a foresta vergine. E un'altra novità da recente, abbastanza recente, sono i corridoi ecologici, ovvero i produttori hanno l'obbligo di diciamo costruire dei corridoi di foresta ecologici per far transitare tutti gli animali che vivono da quelle parti e per preservare la vita di questi animali che sono certe volte meravigliosi. Grazie. Grazie Presidente. Presidente Illy, finiamo il nostro giro di repliche col Presidente Rizzioli, al quale così mi è venuta una curiosità. Oggi leggevo un articolo che di Tesla costretta a ritirare 150.000 auto elettriche dal mercato americano, ma non volevo chiederle questo di Tesla in Brasile, ma più che altro sulla propulsione elettrica o ibrida, diciamo, sul mercato brasiliano dell'automotive. Effettivamente c'è un grosso dibattito in Brasile sul sistema misto, perché come lei sa il Brasile è il più grosso produttore di alcol mondiale, no, il primo produttore addirittura esporta negli Stati Uniti, e quindi la tecnologia appoggiata dalle aziende dalle aziende automotive e dal sistema brasiliano è un misto tra l'elettrico e il sistema combustibile ad alcol, che è un sistema, diciamo così, che non crea problemi ambientali. Quindi questo sarebbe il futuro. Ancora una volta io però vorrei ritornare sulla parte importante della tecnologia che in questo momento hanno bisogno le aziende brasiliane, il sistema brasiliano per sviluppare, fare un update dei propri impianti, delle proprie tecnologie. E ripeto ancora una volta, qui veramente c'è uno spazio molto importante per le aziende italiane, e io in questo momento invito le aziende italiane a venire, perché il costo Brasile in questo momento è estremamente competitivo. Ci sono le tasse finché volete, ma rimane sempre un sistema estremamente competitivo e che dà degli ottimi risultati economici. Questo è un punto che voglio ripetere ancora una volta, perché è estremamente importante. Venite in Brasile e vedrete che è chiaro, dovete usare il sistema Italia. Parlo dei consolati, dell'ambasciata, parlo delle camere di commercio e di tutti il sistema italiano, chiaramente, il sistema finanziario anche,
che permette realmente in questo momento di arrivare in Brasile senza dei grossi problemi. Molte grazie. Grazie Presidente, prendo io la parola per annunciare due interventi conclusivi. Interverranno il Presidente Bassetti, primo Presidente di Regione Lombardia, e l'Ambasciatore Sergio Vento, Presidente della Venti Associati. Vi ricordo il limite dei 3 minuti di intervento. Prego Presidente, il microfono. Riattiva l'audio. Ecco. Mi sentite? Sì. Sì, sì, sì. Ecco. 3 minuti sono pochi, voglio rispettarli. Il discorso è stato estremamente interessante e io non ho avuto dubbi sulla opportunità di 2 parole in chiusura, perché io vorrei soltanto svolgere questo ruolo. Abbiamo sentito raccontare la forza di un paese che è anima di un continente oggi, malgrado i problemi che esistono in tutto il mondo. Ecco, l'abbiamo sentito fare in termini economici, però io vorrei porre qui un'altra potenzialità del Brasile, per la quale stiamo lavorando con l'avvocato Guarnera e con l'appoggio anche dell'ambasciata, e cioè la dimensione culturale. Anna Illy ha detto: in Brasile si parla portoghese. Io sono assolutamente convinto che il tema della cultura del Sud America e dell'egemonia della stessa ha nel Brasile il sicuro protagonista del futuro. E questo vuol dire che noi dobbiamo, come italiani e come italici, essere presenti nella funzione culturale che il Brasile continuerà ad avere, avrà sempre di più in Sud America. Noi avevamo come punto di riferimento l'Argentina, come punto di atterraggio. Non a caso l'Università di Mar del Plata ha la prima cattedra di italicità al mondo, però io, ascoltando anche l'esposizione stasera, sono più che mai convinto che il lavoro che abbiamo iniziato con Guarnera di sviluppare soprattutto in Brasile la rete italica come punto di partenza sia fondamentale anche da un punto di vista dei nostri impegni in Europa. Cioè, noi abbiamo bisogno in Europa di avere un referente culturale in America. Quando c'era l'Inghilterra, è chiaro che la referente culturale era l'Inghilterra. Oggi credo che probabilmente lo diventerà la Germania. Bene, noi dobbiamo curare la nostra posizione di forza potenziale culturale in Sud America e credo che oggi la dimensione prioritaria non può che essere quella brasiliana. Quindi io l'auspicio è che la Vento Associati eventualmente dedichi al problema di dove si può esercitare l'egemonia culturale in Sud America in termini aggiornati anche dopo l'epidemia. Comunque io credo che assieme alla riflessione sui potenziali economici valga la pena di aprire una riflessione sul potenziale culturale portoghese. Teniamo presente che il Portogallo c'è anche in Europa. Presidente, devo chiederle di avere e quindi la sottolineatura del potenziale culturale. Grazie. Grazie. La parola all'ambasciatore Vento. Il Brasile, insieme all'Argentina, ha rappresentato a lungo una riproduzione a distanza del panorama della grande industria italiana. Parlo sulla base di una mia diretta esperienza in Argentina e di varie missioni che ebbi modo di fare in Brasile alla fine degli anni Ottanta, sullo sfondo anche della grande crisi debitoria che il paese affrontava. Ora, questa riproduzione a distanza del panorama industriale italiano è dovuto a 3 grandi fattori: fattori storici legati alle vicende politiche
europee ed italiane del XX secolo, al tessuto umano e professionale legato alle grandi comunità di origine italiana, ricordate tra l'altro da ultimo dal presidente Bassetti, e terzo fattore all'enorme potenziale di quei mercati. La fotografia offerta dagli interventi che abbiamo ascoltato oggi, molto interessanti, rispecchia quella tendenza storica. Certo, alcune cose sono cambiate negli ultimi 30-40 anni, qualche gruppo è sparito, ad esempio la Olivetti, al suo tempo avanguardia nel campo della office automation, o non so, la banca Sudameris, la quale la Comit aveva un ruolo importante, era stata l'asse portante della presenza dei gruppi industriali. E sugli aspetti finanziari e bancari l'intervento del presidente Bracchi è stato estremamente illuminante, però è vero che anche altri gruppi si sono imposti negli ultimi anni, primo fra tutti l'Enel, che è subentrato in maniera molto agile e tempestiva a quello che è stato il famoso spezzatino della spagnola Endesa. Ora, negli interventi in realtà di oggi non ho sentito la menzione delle fortissime differenze territoriali che caratterizzano il Brasile dal punto di vista sia naturale sia economico, di questo destino manifesto, per mutuare il termine degli Stati Uniti, no? Verso il West, insomma, problematica. C'è un sud, diciamo, ambasciatore, ancora 30 secondi. Sì, il fulcro industriale, San Paolo, il MENS, c'è cioè il nord-est è problematico, c'è l'Amazzonia e così via. Ecco, direi un'altra cosa, forse sulla quale occorrerebbe porre l'attenzione, è l'evoluzione del quadro mondiale, che ha fatto registrare alcune costanti e alcune nuove dimensioni. Le costanti sono quello che è un po' una forma di competizione tra Stati Uniti e taluni paesi europei sul territorio brasiliano e dell'America Latina in modo particolare. La seconda è la dimensione multilaterale parziale regionale o anche globale, che è stata rappresentata dal Mercosur e più tardi dai BRICS, e questo non andrà dimenticato. Entrambe problematiche, il Mercosur per le vicende del Venezuela, un certo tipo di asimmetrie nell'evoluzione politica di un Brasile che vira a destra e di un'Argentina che vira a sinistra e così via. Bene, direi per quanto riguarda il futuro delle grandi aziende italiane, certo resta qualche punto interrogativo su che succederà con Stellantis, la stessa Telecom in qualche misura. Il merito del talk di stasera è stato comunque quello di attualizzare la realtà, i problemi e le prospettive del rapporto con un paese leader nel panorama globale del post-Covid. Grazie. Grazie, grazie ambasciatore Vento. A questo punto siamo giunti quasi alla fine di questo nostro 75esimo talk, che vorrei far concludere con un breve saluto ancora dall'ambasciatore Azzarello a Brasilia e poi dall'avvocato Guarnero, coproduttore del talk. Ambasciatore. Grazie, complimenti, ottimo, tante idee, poco tempo per parlare. Io giusto un'ultima riflessione. In Italia tutti sembrano dare da un lato la classe politica, secondo me, nella storia italiana per garantita l'America Latina e quindi non ce ne occupiamo più di tanto. Dall'altro oggi tutti sono proiettati nell'Asia, grandi mercati, giganteschi, per carità, ma culturalmente, io sono tuttora agente del governo per i Marò, culturalmente completamente diversi. Noi in America Latina abbiamo, e ce lo dimostrano gli spagnoli e nel loro piccolo i portoghesi, la possibilità di fare grande politica attiva. Abbiamo comunità colossali, abbiamo un
patrimonio di simpatia locale, di amore reciproco. I brasiliani amano gli italiani. Gli italiani amano i brasiliani. Ecco, questo dobbiamo sfruttare e dobbiamo incentivare, spero di non essere richiamato a Roma domani, la nostra classe politica nella storia a occuparsi più attivamente del Brasile, perché a volte basta una telefonata di carineria, di garberia, per soprattutto con gente così calorosa come i brasiliani, per conquistarsi un patrimonio di simpatia. Grazie. Sì, da parte mia ringrazio coloro che hanno aderito a essere speakers oggi, ringrazio gli interventi, saluto l'amico Presidente Bassetti con cui stiamo condividendo questa sfida per quanto riguarda il Brasile, di unire gli Italicos do Brasil e quindi fare in modo che si prenda coscienza di quanto hanno fatto e di quanto sono importanti questi oltre 30 milioni di discendenti in Brasile o comunque che non, pur non avendo un vincolo di sangue, vedono nell'Italia un punto di riferimento culturale. E questo come possa essere trasformato in un'opportunità di vincoli sociali, culturali e, perché no, economici e politici in senso lato. Quindi il nostro scopo personale è quello di lavorare sempre per portare informazioni e aggiornamenti. Credo che oggi ci siamo riusciti, ringraziando appunto tutti coloro che hanno partecipato e il gentile pubblico che ci ha ascoltato, che ho visto ha mantenuto una media di oltre 70 persone, quindi sicuramente abbiamo diffuso qualche notizia e qualche idea. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille avvocato. Scusa, saluto Andrea. Anch'io Francesco, velocemente, siamo in chiusura, siamo oltre i tempi massimi, volevo solamente dire che raccolgo la sfida del Presidente Bassetti, ci occuperemo anche della partita culturale sul Brasile in senso più lato in America Latina. Del resto questo è il l'anno di Dante Alighieri, quindi magari possiamo anche ripartire dalla lingua italiana, non solo dal portoghese che impareremo tutti a studiare, ma diciamo possiamo anche lavorare sulla nostra lingua in tutta l'America Latina. Invece vi devo segnalare il talk di giovedì sera, approfitto per questo piccolo spot, il nostro 76esimo talk parla di un tema, ahimè, di grande attualità, la pandemia di dati e col vaccino, l'uso efficiente dei dati per i decision makers, con un numero di relatori di primaria importanza. È un talk insieme, coprodotto insieme a Dune Tech Companies, e mi farà piacere di avervi ospiti. Bene, buona serata e buon pranzo per chi è in Italia, invece che in Brasile, diciamo, ancora qualche ora prima di andare a tavola. Grazie a tutti. Grazie. A giovedì. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. 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 Grazie, arrivederci. Arrivederci, buonasera. Arrivederci, avvocato. Grazie.